Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un unboxing di un prodotto eccezionale fatto in una location però un po' particolare, perché sono sul balcone dell'hotel in cui mi trovo in vacanza. Siccome questo pacco è stato disponibile solo pochi giorni prima che dovevo partire e la prima consegna disponibile da parte di Amazon era oggi, quindi mi sarei trovato in vacanza. L'ho fatto arrivare lo stesso nell'albergo in cui mi trovo, anzi ringrazio i ragazzi dell'hotel Anfora di Castiglione della Pescaia perché mi hanno dato la possibilità di far arrivare qua questo pacco di Amazon. Ovviamente non volevo lasciarmelo scappare questo prodotto perché è un prodotto da provare al mare. Va bene anche i laghi, però il mare è la morte sua secondo me, quindi non potevo lasciarmi scappare questa occasione e l'ho fatto arrivare qua. Ragazzi, questo è il pacco misterioso che vi ho postato anche l'altro giorno, anche su Instagram, perché veramente questo pacco lo attendevo con tantissima ansia. Adesso ragazzi facciamo un unboxing, ripeto, è una situazione un po', o meglio una location un po' particolare, sono alla stretta sul balcone dell'albergo, quindi un unboxing veloce perché poi la vera prova la faremo al mare. Quindi adesso andiamo a aprire velocemente questo pacco e facciamo un unboxing solo per vedere cosa contiene. E poi ne riparliamo alla fine di questo velocissimo unboxing. Ok ragazzi, visto che non sono nemmeno attrezzato di coltellino, mi tocca aprire il pacco con le chiavi. Quindi tentiamo di aprirlo anche con le chiavi. Prendiamo questa sedia, apriamo la scatola di Amazon. L'ho pure aperta al contrario. Che genio, l'ho pure aperta al contrario. Bravo Andrea. Ragazzi, iniziate a intravedere qualcosa? E non è quello che sembra, perché, o meglio, è quello che sembra, ma non proprio come secondo me ve lo state immaginando. Adesso lo vado a tirare fuori dalla scatola di Amazon, così almeno abbiamo più spazio. Mettiamo la scatola di Amazon qua. Ecco ragazzi, il prodotto di cui stavo parlando, Power Dolphin Explorer Infinity Possibility. Perché questo ragazzi è sì un drone marino alla faccia dei regolamenti europei sui droni che volano. Questo è un drone marino ma che non va sott'acqua. La cosa figa è quella, perché lui è in grado di riprendere il fondale marino con questa telecamera che si inclina fino ad inquadrare il sotto del mare, perché è una telecamera che può ruotare fino a 220 gradi, quindi è in grado di inquadrare sia sopra dall'acqua, perché andando a muovere questo diciamo specie di gimbal possiamo inquadrare sia sopra che sotto l'acqua. Questa è la versione, quella più completa, perché Amazon ha questa disponibile. Quindi abbiamo la fotocamera, che vabbè è uguale per tutte le versioni, registra in 4K a 30 fps. Abbiamo un ritorno video in Full HD nello smartphone, perché qua abbiamo comunque un'applicazione dedicata che è praticamente uguale a quella dei droni. Infatti lo vedrete nei video che andrò a farvi vedere nei prossimi giorni, in cui lo proveremo. E la cosa bella è proprio quella, che abbiamo un'applicazione che con Return to Home, possibilità di creare i waypoint, perché avendo il GPS lui ritorna a casa se perde il segnale, lo possiamo far ritornare a casa noi quando vogliamo. Veramente super completa l'applicazione, come un'applicazione per i droni che volano. Distanza di range 800 metri, quindi ragazzi tanta roba, 800 di metri di mare, voglio dire, altro che andare lontano, anzi si va proprio molto lontano. In questa versione abbiamo pure all'interno il sonar da fissare qua sotto, perché questo sonar ci permetterà di vedere sui fondali dove sono i pesci. Questo ovviamente soprattutto per chi va a pesca, sapere dove sono raggruppati i pesci. Con questo sonar ci visualizzerà nell'applicazione dove sono i pesci. E in più, sempre in questa versione, che è la versione qua più completa, abbiamo questo accessorio da montare dietro a questo drone acquatico, che rilascia l'esca per i pesci. Quindi noi possiamo far andare questo drone, rilasciare un'esca in una determinata zona e tutti i pesci andranno lì. Quindi adesso non vedo l'ora di andare a aprire anche la confezione ragazzi, perché la stavo attendendo con tantissima ansia. Andiamo ad aprirla e poi ve lo racconto ancora un po', ma soprattutto ragazzi sarà da vedere proprio il suo utilizzo. Sempre senza taglierino, quindi apriamo il sigillo. C'è qua un altro giro di scotch. Ragazzi, sono sotto il sole cuocente, non so se si vede il sudore sulla pelle. Guardate quanto sto sudando per fare questo unboxing, sembra che sto facendo il minatore. E invece sono solo sul balcone dell'albergo, solo che sono le 4 del pomeriggio e fa un caldo pazzesco. Allora, ragazzi, quella
fighissimo, ragazzi. Guardate che bello che è. Vediamo di tirarlo fuori senza fare danni. Ragazzi, guardate che bello che è. È bellissimo, eh? Esteticamente tanta roba. Come vi dicevo prima, lui non va sott'acqua, ma ha questa fotocamera che gli permette di andare. Vedete, la fotocamera si può inclinare verso l'alto e quindi fare inquadrature fuori dall'acqua, o la fotocamera gira completamente usando il suo gimbal del radiocomando e inquadra i fondali. E quella è la parte, diciamo, più figa di tutto, perché senza andare sott'acqua, quindi non abbiamo il cavo lunghissimo di 70 metri che dobbiamo lasciargli andare dietro, che è l'antenna per quelli che vanno sott'acqua, intendo. Questo, essendo fuori dall'acqua, è proprio come un drone di quelli che siamo abituati a far volare. Qua dentro c'è la sede per la batteria e qua dietro ci dovrebbe essere la sede per mettere la micro SD. Le batterie, ragazzi, durano 2 ore, quindi tantissima roba. 2 ore di batterie, ragazzi, abituati con i droni che volano, che abbiamo un'autonomia di massimo 30 minuti proprio con diciamo, i migliori droni. Qua abbiamo 2 ore. Qua abbiamo questo accessorio che vedete qua. Possiamo collegare quell'accessorio che vi dicevo prima, che rilascia quando gli diamo il comando dal radiocomando, si apre e rilascia il mangiare per i pesci, per attrarli in una determinata zona. E in più qua abbiamo la possibilità di avere un gancio che sale e scende per portare tipo un salvagente in una determinata zona in cui lui lo sgancia, o portare l'amo da pesca in quella zona, visto che la canna da pesca magari non ci arriva. Questa è la parte, diciamo, che a me interessa meno, perché vabbè, non pesco, quindi. Però per dire quante cose può fare questo drone acquatico, ragazzi. Qua abbiamo le antenne da tirare su, ovviamente. Lo sto bagnando tutto dal sudore che sto emanando, cioè, ragazzi, vedete il mio sudore? Gocciolo. Queste sono le antenne che gli permettono di andare a 800 metri di distanza, come vi dicevo prima. Quindi mettiamo via un attimo il drone, che vi faccio vedere anche gli altri accessori. Ovviamente vi ho detto, ragazzi, che sto facendo tutto in pochissimo spazio, eh? Infatti, anche per quello che sto sudando, che tra lo spazio e il caldo, qua sotto abbiamo il radiocomando, che dovrebbe essere bellissimo. Andiamo a aprire il sacchettino del radiocomando. Guardate, ragazzi, che bello il radiocomando, è fatto davvero bene, eh? Plastiche tutto ottime, bellissimi gli stick, bellissime qua le cuffiette che sigillano magari qualche schizzo d'acqua o meno, le antenne classiche come siamo abituati con i nostri droni. Qua possibilità di collegare la USB per attaccarla al radiocomando per trasmettere il segnale video. E qua abbiamo, se ci riesco ad alzarlo, ecco qua il supporto per lo smartphone. Qua una presa USB per fare la ricarica del radiocomando. E qua abbiamo, vedete, return to home con questo tasto, il blocco dei tasti. Questo è quello che dovrebbe dare quello che vi dicevo prima, per abbassare e alzare il gancio, per rilasciare le cose. Qua la possibilità di 3 velocità da crociera che lui mantiene, e questo per accendere e spegnere. Qua abbiamo possibilità, ovviamente, di registrare video, e qua la rotella per il gimbal, similissima a quella che abbiamo nei nostri droni. Qua abbiamo per registrare video e fare le foto. Quindi, ragazzi, il radiocomando è fatto davvero bene e davvero ottimo a livello di plastiche e di tutto. Poi lasciamo lì il radiocomando un attimo. Qua abbiamo il caricatore, classico caricatore con 2 porte USB, per poter ricaricare sia le batterie del drone che le batterie del radiocomando. Qua abbiamo la batteria, mega batteria, che, come vi dicevo prima, ha la durata di circa 2 ore. Ecco qua la mega batteria, una batteria da 10,8 volte a 5,8 ampere. Una signora batteria con i LED che ci indicano lo stato. Adesso è a metà, perché comunque sarà in modalità mantenimento per non rovinarsi. Poi andiamo ad aprire ancora la scatola e vediamo sotto cosa troviamo. Ecco qua, ragazzi, qua sotto abbiamo un'altra scatola. Aspettate che sposto questo da qualche parte, il problema è che non so più dove mettere la roba. Qua sotto abbiamo un'altra scatola che vado ad aprire. Eccola qua, e troviamo il cavo della corrente per l'alimentatore, in due versioni, quella americana
è quella europea. Poi troviamo l'asta da collegare dietro per fare quel discorso che vi dicevo per rilasciare il mangiare dei pesci. Qua ci dovrebbe essere la sacca da trasporto, penso, così toccandola l'idea è quella. Infatti, ecco qua ragazzi, qua abbiamo la sacca da trasporto Power Vision e qua abbiamo la sacca da trasporto del radiocomando. Mettiamo tutto lì. Poi cosa abbiamo qua ancora? Qua abbiamo un'altra scatoletta con i vari manuali. Qua abbiamo il cavo di ricarica del radiocomando. Poi vado ad aprire anche l'altra scatola che dovrebbe contenere i due accessori che ci sono in questa versione full optional. Quindi vado ad aprire l'altra scatoletta e abbiamo il sonar. Come vi dicevo prima, questa versione, diciamo, super accessoriata comprende già anche il sonar, che è questa sfera da collegare sotto al drone e ci fa proprio da sonar, quindi farà lo scandaglio del fondale e ci fa vedere dove sono o non sono tutti i pesci. Questo sonar che poi vedremo in azione anche lui nei vari video, perché comunque questo mi affascina come cosa. Questa invece non so se la vedremo in azione perché non pescando, al massimo potremo solo fare una prova a vedere se funziona, nel senso che apre schiacciando il tasto sul radiocomando ci fa aprire la sacca, perché questa qua con la sua asta, che è questa che va inserita all'interno, suppongo tipo così, e poi collegata dietro al drone. Quando noi andremo a cliccare sul radiocomando, questa si apre e rilascia, diciamo, l'esca per i pesci. Questo, ragazzi, è tutto quello che c'è all'interno della confezione. Avete visto quanta roba c'è dentro, perché questa comunque è la versione full optional. Ragazzi, è una cosa che a me affascinava tantissimo provare questo, perché quelli che vanno sott'acqua non mi hanno mai affascinato, ma questo veramente è un prodotto incredibile. Ok ragazzi, questo è tutto quello che c'è nella confezione. Ovviamente non vedo l'ora di provarlo perché, ragazzi, questo coso non è una figata, secondo me è di più. Vi ripeto, il fatto di inquadrare il fondale senza comunque lui dover andare sotto, quindi rilasciare un cavo che fa da antenna, che veramente diventa fastidioso, perché sennò ovviamente il segnale non arriverebbe in alto. Qua invece non c'è nessun problema, lui ha le sue antenne esterne, lui sta all'esterno, ma inquadra il fondale e in più inquadra anche l'esterno, quindi possiamo avere inquadrature fighe a pelo d'acqua che ci vanno a inquadrare, non so, la riva, piuttosto che qualcuno che sta facendo il bagno, piuttosto quello che vogliamo, possiamo andare a inquadrare all'esterno o ovviamente inquadrare in fondale, che è la parte ancora più interessante. L'autonomia di 2 ore, un range di 800 metri e tutto questo alla faccia del nuovo regolamento europeo per i droni. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere un unboxing veloce, in cui sto sudando tantissimo e penso che si veda, di questo fantastico drone della Power Vision con un'applicazione dedicata sullo smartphone uguale a quella dei droni che volano, quindi un'altra cosa super interessante perché ci mette comunque subito a nostro agio nel pilotarlo, secondo me. Se tutto questo vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube e ci vediamo nei prossimi video, voli o test e soprattutto test di questo. Ciao!